Ecco, vedo il collegato con noi da Piazza, da Palazzo Chigi, Stefano Buffanni, sottosegretario al Mise. La ringrazio di essere qua. Auguri, buon anno, buon Buffanni. Anno a tutti. Lei è sempre perfettamente sobrio, con i valori perfettamente nella norma, come l'ho lasciata prima di Natale? Sta scherzando, sì, perché gli feci fare un test sulla droga, no, lui uscì, no. Uscì pulitissimo prima delle vacanze. Anche dopo. Senta Buffanni, due cose. Da una parte questa dichiarazione di Di Maio, volevo che lei commentasse sul tema Libia che stavamo discutendo in studio. Di Maio dice sulla Libia, Salvini ha puntato tutto sull'immigrazione per motivi elettorali, se la Lega fosse al governo ci porterebbe in guerra. Perché ci porterebbe in guerra la Lega se fosse al governo? Qual è la critica che fate a Salvini? Guardi, questo deve chiederlo al Ministro degli Esteri, che ha sicuramente più informazioni di me. Io credo che il tema della Libia e dell'Iran siano temi importanti a livello globale, la Libia in particolare, insomma, è il balcone di casa, qualcuno prima lo citava. Bisogna però ricordare che al netto della Russia, della Turchia, dell'Impero Ottomano, sono stati i nostri vicini di casa che hanno creato tensione lì dentro. Quindi è chiaro che a livello europeo forse è il caso di chiarirsi un po' le idee e muoversi in maniera unitaria, perché se altrimenti ciascuno di noi antepone i propri interessi singoli di staterelli non si va molto lontano, perché l'Europa non è che va bene a rate, un giorno va bene, un giorno è buono, un giorno è cattiva. Bisogna saperla diciamo, apprezzare quando fa le cose buone e criticare in maniera costruttiva quando sbaglia. Poi, per l'amor di Dio, si può sempre migliorare. Ma secondo lei, Buffanni, dal suo punto di vista, l'Europa dovrebbe schierarsi con Trump o contro Trump? Perché questa è la domanda che ci facciamo tutti e che, sinceramente, dalle tante interviste che leggo a Conte, a Di Maio, anche a Gentiloni stamattina, io non ho capito. Beh, noi facciamo parte fondamentalmente di un'alleanza atlantica, quindi non è che possiamo permetterci di dimenticarci che ci sono degli equilibri precari. Certo, questa operazione, ma già l'uscita, diciamo, dagli accordi del 5+1 da parte degli americani in maniera unilaterale sono stati un problema. E o l'Europa, ripeto, si pone come attore credibile e autorevole a un tavolo, oppure, ripeto, l'Italia, con tutto il bene che le voglio, da sola non va molto lontana. Non dimentichiamoci che, per esempio, il PIL dell'Italia verso l'Iran valeva 2,7 miliardi e adesso si è praticamente azzerato per i blocchi finanziari che sono stati fatti da parte degli Stati Uniti. Quindi è evidente che c'è un problema di diplomazia internazionale. Ripeto, io credo che bisogna sempre però evitare la guerra. Certo, un attacco e un attentato fatto in quel modo, insomma, spiace. E spiace anche che, al contrario della Meloni, Salvini si metta a fare il fenomeno da risico. Ecco, io andrei a rileggere le sue dichiarazioni, ogni volta si contraddice rispetto a quello che aveva detto con Obama. Ripeto, io ho apprezzato molto la Meloni, perché se è giusto che in Italia discutiamo tra di noi, è giusto che, allora, però al contempo, che quando Buffanni, si va all'estero per chi ci ascolta e a casa, si pone all'estero siamo un'Italia entrambe unita. Entrambe le dichiarazioni, se no non capiscono. Da una parte Salvini ha detto che bisogna fare i complimenti a Trump, ringraziare a Trump, insomma, è stato molto entusiasta su questa azione. Dall'altra, Giorgia Meloni ha detto invece che, essendo una questione molto complessa, non merita tifoserie da stadio, ma ha bisogno di grande attenzione questa faccenda. Su questo, guardi, questo faceva riferimento adesso Buffanni. Esatto, ma secondo me Salvini sta facendo un'operazione semplice, ha bisogno di accreditarsi dopo i giorni del Metropol in Russia con gli Stati Uniti, e quindi non mette al primo posto, diciamo, una strategia per l'Italia, ma mette al primo posto probabilmente una strategia per sé, che è legittima, che però, insomma, il governo non deve prendere in considerazione. Senta, perché noi facciamo gli interessi di 60 milioni di italiani, non volevo di però chiedere un anche partito. Un po' dei fatti.